Allora, Presidente, cosa pensano le regioni del nuovo governo e di questa proposta di riforma istituzionale che vi riguardano direttamente? Siamo favorevoli a discutere, ne abbiamo parlato oggi, abbiamo chiesto un incontro con il governo per far presente la nostra posizione. Quando dico nostra intendo quella delle regioni e del mondo delle autonomie. Prima di incontrare il governo incontreremo i sindaci, gli amministratori, perché il mondo delle autonomie, regioni e comuni deve arrivare all'incontro col governo con una posizione comune. Ci sono buone probabilità di farlo, ed è giusto che lo facciamo perché le regioni sono e dovranno essere sempre di più il centro del governo del territorio. Dobbiamo recuperare una disaffezione nei confronti delle regioni che è maturata in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, a prescindere dal ruolo delle regioni, che è e rimane fondamentale nel sistema democratico e nell'assetto istituzionale. Le regioni hanno ridotto la spesa del 38% negli ultimi 5 anni, lo Stato centrale solo del 13%. E quindi vogliamo far valere il nostro ruolo, faremo la nostra proposta. In questo disegno di legge preparato dal governo ci sono luci e ombre, alcune cose buone, alcune una, un paio molto buone e altre invece da cambiare. Quindi siamo determinati a far sentire la nostra voce e a partecipare al processo di riforma costituzionale, ma da protagonisti. Quali sono le cose che non la convincono di questa bozza? Sì, tre. L'Assemblea delle Autonomie, composta dalle regioni e dai comuni, e però si dice che il Presidente della Repubblica può nominare 21 membri dell'Assemblea delle Autonomie tra cittadini e sono i senatori a Che però vita. verrebbero Va bene, sfolti. però che cosa c'entra? Se è una Camera delle Autonomie, deve essere una Camera delle Autonomie. Vuole nominare, li nomina alla Camera dei Deputati e non al Senato delle Autonomie, prima cosa che non va. L'altra cosa è la riforma delle competenze. Passano allo Stato competenze in via esclusiva che adesso sono quelle principali delle regioni, in particolare il governo del territorio. E se c'è una cosa che deve essere fatta a livello locale è il governo del territorio. Non si può pensare che a Roma si decida che cosa va bene per la Valtellina o per la Sicilia, o devono essere le regioni, altra cosa che non va. Molto buono invece un altro passaggio che è il cosiddetto principio di cedevolezza, che io preferisco chiamare principio di sussidiarietà. Cioè nell'accordo tra governo e regioni, singole regioni, singole regioni possono assumersi compiti che sono propri del governo se sono in grado di farlo. È un principio di sussidiarietà e di flessibilità istituzionale molto federalista che c'è per esempio nella Costituzione spagnola. Mi piace molto questa cosa, lo dico da governatore della Lombardia, 10 milioni di abitanti, noi siamo in grado di fare tutto. E quindi possiamo anche chiedere allo Stato di delegare a noi competenze che magari altre piccole regioni non sono in grado di fare. E va nel senso di dire basta alle misure a taglia unica, che devono essere uguali per tutti. Ci sono regioni molto diverse, territori molto diversi, le misure a taglia unica non funzionano. Questi rilievi che ha segnalato sono suoi, cioè come Regione Lombardia, o sono emersi dalla conferenza delle Nel regioni? dibattito sono emersi, abbiamo costituito un gruppo di lavoro che entro lunedì o martedì definirà una proposta che discuteremo mercoledì prossimo come conferenza delle regioni per arrivare a un testo unificato, ma sono rilievi largamente condivisi. Sì. Mi perdono, un altro argomento, sanità. Cottarelli ha detto che anche la sanità dovrà fare la sua parte, non ha specificato però se i risparmi che verranno conquistati dovranno rimanere in quest'ambito o uscire fuori. Lei che cosa ne pensa? Io penso che qualunque cosa che tocchi la sanità deve vedere le regioni coinvolte. La sanità è regionale, c'è un fondo sanitario regionale che è stato modificato con il principio dei costi standard. Non è che adesso arriva un fenomeno e decide lui come spendere i soldi della sanità, che sono gestiti dalle regioni che hanno creato dei sistemi.
molti efficienti, altri un po' meno, ma in via di efficientamento, no? Quindi va benissimo individuare le risorse, però ricordo che le regioni hanno ridotto la spesa del 38%, lo Stato centrale del 13% dal 2009 al 2013, quindi prima di toccare la sanità e prima di toccare le regioni ci penserei bene.